buono e fresco, il salame cioccolato con latte condensato. Anzi, approfittiamo per lasciare il link del latte condensato perché è molto molto utile, specialmente in estate. Allora, vi dico subito i primi ingredienti e andiamo a fare questo salame. In questa ciotola abbiamo 400 g di biscotti secchi, come potete vedere li ho sbriciolati grossolanamente. All'interno andiamo a mettere 300 g di latte condensato. Come potete vedere, i puntini che si vedono nel latte condensato sono, che cosa? L'estratto di vaniglia, buonissimo. Quindi lo andiamo ad inserire. Aggiungiamo 40 g di cacao amaro, e questo l'ho già setacciato, 70 g di burro ammorbidito, aggiungiamo 35 g di frutta secca mista. Andiamo a mescolare il tutto. Quindi ora aggiungiamo 250 g di crema spalmabile o Nutella. Quindi ora mescoliamo. Questo è il composto che dobbiamo ottenere, quindi lo versiamo su un foglio di carta forno. Come potete vedere è strizzata, quindi questa l'ho bagnata, l'ho strizzata e l'ho stesa sul tavolo. In questo modo si andrà più comodi nel rotolare e formare il salame. Quindi ora prendiamo le due estremità e cominciamo ad appiattire. Se volete potete anche dividere l'impasto in due parti e formare due salami. Quindi io vado ad appiattire e formare un rotolo. Quindi a questo punto, una volta fatta la forma, andiamo a chiudere per bene. Chiudiamo a mo' di caramella sulle due estremità e adesso mettiamo in un vassoio e in congelatore per qualche ora. Dopodiché possiamo degustare a nostro gusto. Per esempio, potete spolverare con dello zucchero a velo, in questo modo sembrerà come tipo proprio come il salame, perché una volta tagliato poi si vedranno i pezzettini dei biscotti secchi e della frutta mista secca. E poi un'altra cosa, potete anche mettere intorno delle cordicine e sembrerà un vero e proprio salame. Quindi fate voi a vostro piacere. Noi ci vediamo tra qualche ora perché dobbiamo fare l'assaggio. E dopo qualche ora, guardate che meraviglia! L'ho estratto dal frigo, dal congelatore, l'ho tagliato a fette e guardate qua. E io non vedo l'ora di assaggiare. Che meraviglia! Allora, c'è chi lo gusta in frigo, ad esempio una volta che voi lo arrotolate, lo compattate il vostro salame, c'è chi lo gusta in frigo normale e c'è chi lo gusta in congelatore. Quindi decidete voi. Io sinceramente in congelatore, perché si sente come un gusto tipo gelato. Mi spiace, non è no. Oggi l'assaggio l'ho fatto prima io, perché ho detto mamma mia, brigati che devo fare l'assaggio. Devi tagliarne una fetta in più. No, assaggio dopo questo. Che vi devo dire? È fantastico. E poi senza uova. Buonissimo, lo dovete fare. Siamo in estate, buono, fresco e anche veloce. Grazie a tutti di cuore, ci vediamo alla prossima.